Buonasera e ben trovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura parliamo di economia e l'occupazione, soprattutto quella giovanile, il grande problema dell'economia abruzzese. È uno dei dati emersi nel corso della presentazione del rapporto del CRESA. Il rapporto ha questo enorme punto negativo, che è quello dei giovani tra i 15 e i 34 anni. E circa 38.000 occupati in meno del periodo precedente alla crisi, ma se andiamo a guardare poi più analiticamente il dato è ancora più grave, perché in questo periodo ci sono state 20.000 persone adulte in più occupate, che vuol dire che quindi il gap è di oltre 50.000 persone. A fronte di un Abruzzo che sta uscendo dalla crisi in modo non forte ma costante, l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani scende drammaticamente. Sono questi alcuni dei macrodati illustrati nel rapporto annuale del 2015 del CRESA, il Centro di Ricerca Economico e Sociale Abruzzese. Il settore trasporti ed elettronica, che contribuiscono al PIL e all'export, sono quelli trainanti della regione. Il settore tessile e l'abbigliamento sono in recupero. L'alimentare mantiene e si sviluppa. Il settore delle costruzioni si sta riprendendo, soprattutto nella nuova visione di riqualificazione del territorio. Occupare il nuovo territorio, ma ricostruendo sul già costruito, riqualificando, facendo risparmio energetico, e a mio giudizio su questo ci vuole una riflessione importante che va fatta a livello regionale per trovare una via condivisa da portare avanti. I dati economici della regione Abruzzo rispecchiano comunque il trend nazionale. Lo Svimez è uscito l'altro giorno con dei dati probabilmente troppo ottimistici e si andranno a stabilizzare a breve. L'ipotesi più probabile è che ci sia stato un aumento del prodotto interno lordo in Abruzzo dell'1%, a fronte però di una diminuzione del 2% l'anno precedente, quindi un cambiamento sostanziale di marcia. E sono dati che però dovranno essere confermati nel momento in cui escono i dati Istat, che saranno i dati certi e definitivi. Salutiamo con soddisfazione l'accoglimento del ricorso e la disposta scarcerazione di Fabrizio Pellegrini, un provvedimento che gli salva la vita. Così l'avvocato Vincenzo Di Nanna, segretario di Amnistia, Giustizia e Libertà Abruzzo e difensore di Pellegrini, insieme all'avvocato Giuseppe Rosso Di Vita, segretario del Comitato Radicale per la Giustizia Piero Calamandrei. Il musicista 47enne, affetto da fibromialgia, privo di cure nel carcere di Chieti, dove si trovava detenuto da più di 50 giorni, è stato condannato per aver coltivato autonomamente la cannabis necessaria, secondo i legali, all'unica terapia in grado di curare i dolorosi sintomi della grave malattia invalidante. Nell'impossibilità di proseguire il trattamento in carcere, quindi di curarsi, è stata accolta la domanda subordinata di detenzione domiciliare. I vistosi ematomi e gli altri insostenibili sintomi che si sono manifestati in seguito all'interruzione della terapia, spiega Di Nanna, hanno reso la scarcerazione un passo obbligato non solo dal punto di vista legale ma anche da quello umano, una necessità che è stata colta con prontezza e sensibilità dal magistrato di sorveglianza Maria Rosaria Parruti. E come tornare alla vita, ha commentato lo stesso Pellegrini appena uscito dalla casa circondariale. Ancora la cronaca: percepivano pensioni senza avere alcuna invalidità. Con l'accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato, la Guardia di Finanza di Avezzano ha denunciato due anziani residenti in Marsica di 80 e 70 anni. Secondo quanto accertato dai finanzieri guidati dal comandante, dal capitano Giovanni Antonio Marra, i due non risultavano avere alcun pregiudizio fisico. L'attività investigativa è stata condotta attraverso l'analisi di documentazione sanitaria, pedinamenti e riprese fotografiche. La magistratura, sulla scorta dell'informativa, ha disposto anche il sequestro agli indagati di circa 90.000 euro e l'immediato blocco delle pensioni di invalidità. Sono in corso approfondimenti per eventuali responsabilità di altri soggetti. E poi ancora, svaligiata a Monte Silvano l'abitazione di due coniugi pensionati. Sono spariti contanti per 20.000 euro, preziosi
del valore di 5.000 euro e buoni fruttiferi di cui non si conosce il valore. Si sospetta che l'autore del furto sia il badante che viveva con loro e che ha fatto perdere le sue tracce. L'abitazione in via Rimini è stata svaligiata ieri pomeriggio. I due erano usciti per 3 ore e quando sono tornati a casa hanno trovato cassetti e armadi aperti senza che vi fosse nessuna traccia del bulgaro, il quale viveva e lavorava per loro nell'abitazione da circa 6 mesi. Il furto è stato denunciato ai carabinieri, il badante al momento non è stato rintracciato. E ora torniamo all'Aquila per la visita nel capoluogo del capo della polizia Gabrielli. State attenti e motivate i vostri poliziotti. C'è un pericolo diffuso di terrorismo non strutturato, messo in atto da persone con problemi che vogliono emulare e nessun luogo immune, neanche l'Aquila. Con queste parole il capo della polizia Franco Gabrielli ha avvertito i vertici della polizia nella penultima tappa del giro che ha intrapreso in tutte le questure dei capoluoghi, chiudendo all'Aquila e infine a Campobasso. L'Aquila è ritenuta città non particolarmente a rischio, ma il pericolo c'è ovunque e comunque. Questo l'avvertimento dell'ex prefetto del capoluogo, divenuto poi vice e capo della protezione civile, quindi prefetto di Roma, prima di approdare all'attuale incarico. Tra le indicazioni emerse, l'ipotesi di poliziotti sempre armati, anche fuori servizio, con un porto d'armi speciale, in modo da ridurre le dimensioni dell'arma di servizio. Nel suo stile comunicativo, ben noto in città dai tempi in cui assunse la guida della prefettura la mattina del 6 aprile 2009, Gabrielli ha voluto portare tutti i vertici della polizia a conoscere il territorio italiano. E all'Aquila sono rientrati altri 2 funzionari noti, gli ex questori Vittorio Rizzi e Giovanni Pinto, l'uno successore dell'altro prima che arrivasse l'attuale Alfonso Terribile. Il programma della mattinata è stato denso, prima l'incontro con i dirigenti degli uffici di polizia della regione e della provincia, poi quello con il prefetto Francesco Alecci, infine una riunione con le organizzazioni sindacali che si è rivelata intricata. I sindacati hanno lamentato l'annosa carenza di personale, ma stando a quanto appreso è stato anche rilevato che a fronte di problematiche in effetti esistenti, l'Aquila si trova meglio rispetto a questure di dimensioni simili, ma con piante organiche ancor più ridotte all'osso. Il Senato ha approvato questa mattina in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto legge sugli enti locali, contenente l'emendamento del governo con il quale viene eliminata la sovrattassa aeroportuale dal 1 settembre al 31 dicembre 2016. Lo rende noto il presidente della Commissione Politiche Europee del Consiglio regionale, Luciano Monticelli. Un ulteriore elemento di fiducia in vista del vertice governo regioni Ryanair che si terrà domani, mercoledì 3 agosto alle 12.30 a Roma, prosegue lo stesso Monticelli. L'Abruzzo si presenta con tutte le carte in regola per mantenere intatta l'operatività del proprio aeroporto, avendo lavorato in sinergia con l'esecutivo Renzi a un tema che interessa anche altri scali italiani. E sempre il Senato ha approvato questa mattina il decreto sugli enti locali che appunto contiene tra le altre cose misure richieste dai comuni per evitare il dissesto finanziario. In particolare sono stati stanziati i soldi attesi dal comune dell'Aquila, 16,5 milioni per chiudere il bilancio, mentre per i comuni del cratere e fuori cratere ci saranno a disposizione 2,5 milioni. Sono fondi, dice la senatrice del PD Stefania Pezzopane, che serviranno ad evitare il collasso dovuto alle minori entrate e alle maggiori uscite a causa del sisma e della ricostruzione. È passata anche un'altra importante modifica, continua Pezzopane, che riguarda la semplificazione delle procedure e il funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione. E ora ci spostiamo a Montesilvano. È stato presentato il comitato che si occuperà della campagna referendaria per il no alla riforma costituzionale voluta dal governo Renzi. Vediamo. Montesilvano esprime il suo no al referendum costituzionale che chiamerà al voto gli italiani il prossimo ottobre. Il DDL Boschi prevede, oltre al superamento dell'attuale bicamerismo perfetto, la revisione dell'iter legislativo, modifica il sistema di elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici della Corte Costituzionale, alcune modifiche alla disciplina dei referendum, un nuovo riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni, la soppressione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. E la riforma in
sé che non accettiamo, è una riforma che va contro gli interessi dei cittadini, ci è stata presentata in un modo quando in realtà la realtà è stata assolutamente travisata. Oggi, piuttosto che pensare a delle soluzioni che non accontentano nessuno ma che aggravano i problemi, probabilmente bisognerebbe pensare a rinnovare tutti quelle situazioni che meritano una risposta urgente. Bisogna far ripartire l'economia, bisogna far ripartire il lavoro, bisogna far ripartire i consumi, ma oggi purtroppo ci si fossilizza su una riforma che probabilmente è anche antidemocratica, che non accontenterebbe nessuno. Montesilvano vuole dire a gran voce, con un'unica voce, no alla riforma costituzionale. Nei prossimi mesi saremo chiamati ad esprimere un'opinione su quelle che sono le modifiche proposte dal governo Renzi e tutti i consiglieri della città di Montesilvano, unitamente alla Giunta e il primo cittadino, dicono no. No, ripeto, in maniera unitaria e univoca rispetto a quello che saremo chiamati ad esprimere. L'UCCP di Teramo garantirà e potenzierà i servizi assistenziali nonostante le dimissioni di 10 medici che hanno abbandonato il progetto. Ascoltiamo nell'intervista il referente dell'unità, il dottor Castelli. In funzione dall'11 aprile l'UCCP di Teramo oggi, dopo pochi mesi dall'apertura, perde 10 medici che abbandonano il progetto. Cosa accade adesso? Allora, tecnicamente diciamo che ci dispiace, però accade poco. L'UCP continua a funzionare, noi siamo operativi, addirittura come referente garantisco l'operatività anche con 12 medici, forzando un pochettino. Ne siamo 24 del mio gruppo, più ne sono rimasti una decina dell'altro, quindi con oltre 30 medici possiamo funzionare benissimo. Ci dispiace per chi se n'è andato, perché non ha creduto nel progetto, il progetto è estremamente importante, le ASL ha investito molto ed è un servizio per i cittadini di primo livello. Ecco, spieghiamo come funziona tecnicamente. È un posto medico con due medici di famiglia 8-20 dal lunedì al sabato, in cui le persone, i cittadini accedono, hanno un medico sempre a disposizione anche quando il loro in ambulatorio non c'è, e quindi vengono visitati e si fanno le prescrizioni nel regime mutualistico tranquillamente. C'è una collaborazione con gli specialisti che sta andando avanti, c'è la collaborazione con le altre strutture, quindi è un servizio importantissimo che non deve e non può scomparire. In ogni caso abbiamo creato anche 20 posti di lavoro per il personale infermieristico e amministrativo, quindi in un momento di crisi non è poco. Che noi guadagniamo poco, quasi niente, è poco rilevante. Diamo un po' delle nostre ore di tempo e lo diamo per i cittadini. Le persone invece al centro del pronto soccorso per una visita semplice, non complessa, non parliamo del cardiopatico ischemico, non parliamo dei grossi traumi, ma le visite, quelli che vengono tecnicamente chiamati i codici bianchi, quelli possono accedere tranquillamente da noi. Smaltiamo tutto il pronto soccorso e quindi diamo un servizio sia in agilità al pronto soccorso che alle persone che hanno bisogno, non aspettano ore e spesso vanno via. Restiamo a Teramo, il trasporto per disabili, trasporto scolastico, non sarà una tegola per il comune. Così il sindaco Maurizio Brucchi smentisce quanto emerso negli ultimi giorni. Sindaco, chiariamo la situazione sul trasporto dei disabili che da settembre, così come previsto dal riordino, dalle province passa alla regione e la regione ha delegato ai comuni. Non sarà una tegola appunto per l'amministrazione comunale? Questo per adesso non lo possiamo dire. Noi sappiamo che nel protocollo d'intesa che abbiamo sottoscritto la regione mette a disposizione del comune di Teramo nello specifico 100.000 euro. 100.000 euro equivale al trasporto di 8 ragazzi. Ora è chiaro che noi con questi soldi garantiremo il trasporto per 8 ragazzi. A oggi non sappiamo quanti ragazzi sono iscritti e quanti ragazzi dovremo trasportare. È chiaro che se i ragazzi saranno di più, noi abbiamo chiesto e messo nel protocollo che la regione ci dovrà dare le risorse per fare il trasporto. Cioè, quello che voglio dire, noi già facciamo difficoltà a garantire i nostri servizi sociali. Abbiamo mantenuto le 21 ore di assistenza nelle nostre scuole, abbiamo garantito il trasporto scolastico, abbiamo garantito il trasporto scolastico ai disabili per quanto riguarda le competenze del comune. Adesso la regione ci vuole dare una nuova competenza. Noi la facciamo volentieri, tant'è che nella gara abbiamo inserito anche questo tipo di trasporto, però è chiaro compatibilmente con le risorse, quindi
Per adesso siamo certi che nei mesi, da settembre a dicembre, la Regione ci garantisce 100.000 euro, ma noi con 100.000 euro possiamo effettuare solo il trasporto di 8 ragazzi. Se ne dovessero iscrivere 16, per esempio, ce ne vorranno 200 e a quel punto la Regione, perché nel protocollo con la SCLOC questo è scritto, ci dovrà dare le altre 100.000 euro per gli altri 8 ragazzi. Quindi è un servizio che noi facciamo, però a parità di risorse, che la Regione ci deve trasferire. Il Movimento 5 Stelle di Pescara chiede all'amministrazione comunale la riqualificazione strutturale con particolare attenzione alle attività sociali per le periferie pescaresi. Dal Movimento 5 Stelle di Pescara in Consiglio Comunale una mozione per le periferie appunto della città di Pescara. Cosa chiedete nello specifico? Sì, abbiamo appunto presentato questa mozione che è stata votata all'unanimità dal Consiglio Comunale per concentrarci, per destinare più fondi possibili alla priorità delle priorità che deve essere appunto Fontanelle, il quartiere di Via Caduti per Servizio a Pescara. Il Comune parteciperà al bando nazionale per la riqualificazione delle periferie e abbiamo quindi chiesto con questa mozione che il Comune attivi un progetto specifico proprio per questa zona, per questo quartiere, in particolare nell'ambito sociale, cioè per lavorare sulle persone che vivono a Fontanelle, quindi per attivare delle attività diurne come dei laboratori didattici, attività per le donne, centri di ascolto antiviolenza o comunque per rendere queste persone operative a livello lavorativo, quindi si può trattare di corsi per le sartorie, per il cucito, attività per gli anziani, attività sportive che possono sfruttare la palestra che è stata inaugurata proprio qualche giorno fa e poi ovviamente lavori sociali. Il Comune è qui a disposizione dei locali che potrebbero ospitare appunto queste associazioni e questo tipo di attività e inoltre, oltre a questi aspetti un po' più sociali di attività, dedicare questi soldi, quindi riuscire ad avere quei fondi disponibili per la sicurezza e quindi per l'installazione di telecamere e anche per una postazione fissa della polizia. Quindi un insieme di azioni che non vanno solo a livello strutturale, quindi che non lavorano solo sugli edifici, che è comunque parte della nostra richiesta, ma un'azione improntata sul sociale, su una riqualificazione vera di una zona che soffre da troppo tempo. A 8 mesi dalle promesse fatte dall'amministrazione comunale di Teramo, anche in una seduta di consiglio dedicata alla disabilità per l'eliminazione tra l'altro delle barriere architettoniche, ad oggi appunto nulla è stato fatto. Sull'argomento interviene il Partito Democratico. Le promesse fatte durante il consiglio dedicato alla disabilità ad oggi sono nulle. Il Partito Democratico interviene chiedendo spiegazioni all'amministrazione comunale, in che termini? Sì, quello fu un consiglio straordinario addirittura dicembre del 2016, adesso dopo 8 mesi, le promesse che il sindaco Brucchi fece davanti a tutti, anche all'associazione di carrozzine determinate, fino adesso non ce ne sono più. Stiamo ancora aspettando l'approvazione del PEBA, che approvazione che doveva essere insomma da 30 anni, Teramo sta aspettando. Non è un favore che noi facciamo a queste persone speciali, disabili, ma è un diritto, è un dovere che noi dobbiamo proteggere e soprattutto rispettare. E la voce disabilità scompare anche dal bilancio? Sì, questo ci aspettavamo nell'ultima approvazione dell'assestamento di bilancio, dei fondi da stanziare per l'eliminazione delle barriere architettoniche che alla fine non ci saranno. Abbiamo fatto dopo anche il tour che abbiamo fatto anche noi consiglieri, assessori tutti, delle promesse anche riguardo eventuali disability manager, ma queste, oppure abbiamo fatto delle piccole commissioni, ma alla fine nulla è risultato. Ci sarà da parte vostra quindi una ennesima richiesta? Quello che abbiamo fatto sempre, soprattutto il nostro capogruppo Gian Guido D'Alberto, quello di richiedere velocemente l'approvazione di questo PEBA che sta aspettando da oltre 30 anni qui a Teramo. Apriamo la pagina dello sport e parliamo di Pescara che proprio oggi ha chiuso il ritiro di Palena, lo ha fatto con una seduta mattutina, Palena che ha ospitato il ritiro del Pescara dallo scorso 14 di luglio, la squadra domani sarà a Vicenza per il Memorial Morosini, la partita si giocherà alle 20:30 e poi tornerà subito nella notte per
riprendere immediatamente gli allenamenti in vista anche dell'amichevole di sabato prossimo a Castel di Sangro contro il Celta Vigo. Ma in primo piano ci sono sempre le vicende di mercato, il servizio. Manovre agostane per il mercato del Pescara, in attesa di completare una rosa che, anche per bocca dello stesso Oddo, è ancora un cantiere aperto. La novità delle ultime ore è però l'offensiva della Lazio per Valerio Verre. Sul centrocampista eroe della sfida di Trapani, pare si sia fiondata la società biancoceleste con un'offerta di 4 milioni di euro cash più i prestiti di Luca Germoni e Brian Perea, proposta al giocatore di un quadriennale a quasi 1 milione di euro. Verre ha cambiato agente lo scorso luglio, affidandosi ad Alessandro Lucci, un personaggio molto vicino ad Iglitare, protagonista di tante operazioni biancocelesti nelle ultime stagioni. Il Pescara sta raccogliendo le avanze di vari club. La Lazio è interessata, ma deve vincere la concorrenza della Sampdoria. Il club del presidente Sebastiani oltretutto vorrebbe tenere il ragazzo per la prossima stagione e nel caso sarebbe interessata al centrocampista Murgia. Una situazione intricata, strettamente connessa con il mercato in uscita della Lazio. Ma l'asse di mercato della società biancazzurra è soprattutto con l'Inter. Dopo gli affari Biraghi e Caprari, al centro del prossimo summit di mercato ci saranno due giovani di scuola nerazzurra, Gnucuri e Yao. Gnucuri interessa molto anche al Bologna e più timidamente alla Sampdoria, mentre per Yao è duello tra Crotone e Genoa. Davanti invece si apre la strada che porta al sudamericano Gonzalo Bergessio, la punta ex Catania Sampdoria di proprietà dell'Atlas, società messicana. Ma il Pescara potrebbe vedere la strada non così erta per regalare al tecnico una punta con esperienza consolidata in Serie A. Chi sicuramente non arriverà in attacco invece è Simeone Junior, il figlio del Ciolo sembra ormai aver scelto il Genoa di Preziosi, anche se Oddo, che fa un punto generale della situazione, non ne fa un dramma. Simone è un giocatore interessante per noi, ma ce ne sono mille altri, cioè insomma, non è che non possiamo fare la Serie A se non viene Simeone, insomma. Con Pizzarra avevamo un accordo fatto, però purtroppo il ragazzo ha deciso di non spostarsi più, non torna. Problematiche ci sono perché laddove noi non possiamo prendere un top player perché prende tanto e anche il giocatore medio ha appetito da squadre medie come le nostre, quindi è così, il mercato è questo e io non penso che siano messe molto meglio di noi le altre squadre, perché se andate a vedere il Chievo non ha preso un giocatore, il Crotone ha preso giocatori che insomma io non conosco, magari sono bravi, l'Empoli qualcosina messo, però io non credo che ci sia questo grosso movimento di mercato anche da parte delle altre squadre. Poi in più, in questo momento dove tu valuti un giocatore bravino, in questo momento nel mercato sparano 2, 3, 4 milioni e quindi è un mercato difficile. Ogni allenatore si aspetta che parte il ritiro e la squadra è terminata, ma così non può essere. E quindi l'unica speranza è che arrivino il primo possibile. Quindi io spero che possa arrivare qualcuno il prima possibile. Per quanto riguarda la Lega Pro, il Teramo anche oggi ha riposo, ieri e appunto in questo martedì, due giorni liberi dopo la gara di Team Cup ad Alessandria. La squadra tornerà a lavorare domani pomeriggio allo stadio Bonolis, dove giovedì ci sarà una nuova amichevole per i biancorossi contro l'Alba Adriatica. La gara si giocherà alle ore 18, l'ingresso è libero, previa esibizione del documento di identità, perché chiaramente la gara non sarà visibile per coloro che sono soggetti a DASPO, che non potranno entrare nello stadio. Saranno aperti soltanto i settori di tribuna e curva est del Bonolis. I cancelli saranno aperti alle 16:30. In serie D, a proposito di Teramo, restiamo a Teramo, parliamo in particolare di San Nicolò e affrontiamo quella che sarà la prossima stagione, gli argomenti della prossima stagione, con il capitano della squadra di Massimo Epifani, Lino Petronio. Lino Petronio, capitano del San Nicolò, undicesima stagione in maglia bianco-celeste, quasi un record. Un record, sicuramente un record, una seconda famiglia questa per me. Si comincia questa nuova stagione sotto quali auspici? Qual è l'obiettivo che vi prefissate per la prossima stagione? Diciamo che gli obiettivi sono quelli di far un buon campionato. La rosa che la società ha allestito è un'ottima rosa. Diciamo i presupposti ci sono. Noi proveremo a fare un ottimo campionato. Ottimo campionato, però diceva anche il tecnico Epifani, cercare quantomeno di fare qualcosa di meglio rispetto
alla passata stagione, non sarà facile. Sicuramente dobbiamo migliorare quello che è stata la nostra scorsa stagione, lo sappiamo, siamo consapevoli, stiamo lavorando per questo. Il prossimo anno tante abruzzesi agguerrite, l'Aquila in primis, poi c'è la matricola vastese, formazioni che hanno costruito e stanno costruendo organici importanti. Beh, sicuramente squadre blasonate, sicuramente piazze con anche delle storie calcistiche anche importanti, e noi da San Nicolò ci andremo a confrontare anche su queste piazze come abbiamo fatto sul campo della San Benedettese, del Fano in tutte queste stagioni. Vedendo un po' i movimenti di mercato, forse il Matelica che si è mosso in maniera abbastanza convincente sul mercato. Vedremo. L'Aquila sicuramente, poi sicuramente ci saranno sicuramente altre compagini tipo il Campobasso, queste qua. Speriamo invece noi di dire la nostra in mezzo a tutte queste. Sempre in Serie D il Chieti cambia proprietà, la società Neroverde infatti passa dalle mani di Giorgio Pomponi a quelle di altri imprenditori romani, si tratta di Andrea Bianco, Mauro e Simone Giacomini. La cordata capitolina dunque rileva il Chieti e ha già deciso per il nuovo allenatore, si tratta, salvo colpi di scena, di Alberto Mariani per il ruolo di DS, in pole position Claudio Gabrielli. Intanto sono arrivate alla società altre istanze, altre vertenze, in particolare dei giocatori Simone Vitale e Andrea Zanetti. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare altre vertenze sul tavolo della Chieti Calcio. E chiudiamo con un ultimo servizio, sempre relativo ad una squadra di Serie D, in particolare l'Avezzano, con questa intervista al patron della squadra marsicana, Gianni Paris. Che stagione deve essere questa per l'Avezzano? Lei è ambizioso, ha già detto quello che è il suo sogno. Questa che stagione è, di transizione o di crescita? Cercheremo di stare a ridosso dei playoff e se riusciremo a fare quel qualcosa di più, allora ve lo dirò per Natale o per la Befana. Ecco. Spero di sorprendere in questa stagione, abbiamo i giovani giusti, soprattutto gente esperta che può fare la differenza. Ma solo se c'è un concetto, la fame. Ho fatto uno schema tattico l'altro giorno scherzando negli spogliatoi insieme al mister che ha vestito i panni del giocatore e gli avevo detto di un modulo caratterizzato da due numeri, l'11 e il 33. Gli ho detto che l'11 è il numero con il quale si scende in campo, il 33 è il numero con il quale si esce dal campo alla fine della partita. Però lo schema tattico è rappresentato ed unisce due numeri da un cuore, quindi attraverso il cuore si gioca in 11 ma si vince in 33. E questo spero che sia proprio il motto della stagione 2016-2017 dell'Avezzano Calcio. C'è stata qualche turbolenza legata a Bisegna, però è arrivata la conferma di Menna, che è un pezzo importante del vostro puzzle, e in attacco è arrivato Leto, che è un colpo importante. Davide ha dimostrato di avere i numeri e soprattutto quando riuscirà ad entrare nei meccanismi giusti con Padovani e con Aquino, senza dimenticare che oggi Bittai non l'ha fatta vedere a nessuno la palla, il nostro Colored, staremo sicuramente tra quelle squadre che la domenica daranno lo spettacolo e faranno, ecco, credere che ad Avezzano è ancora possibile tornare tra i professionisti, e spero che questo accada anche in coincidenza dell'avvicinamento del pubblico, della città, dei marsicani, perché il calcio è fatto di numeri, senza il pubblico non ha neanche senso vincere, e quindi spero che la città di Avezzano, gli avezzani Zanesi veri sentano questa mia dichiarazione e allo stadio vengano, perché sicuramente faremo un campionato da protagonisti. È tutto per questa seconda edizione del TG6, la prossima alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.